Barbara D'Urso ormai deve fare i conti con due aspetti totalmente differenti. Da una parte ha un'ottima fetta di pubblico che la ama, la apprezza e si complimenta con lei per le sue trasmissioni televisive e anche per ciò che pubblica su Instagram. Dall'altra parte ci sono numerosissimi hater che la criticano costantemente per il suo aspetto fisico e per gli atteggiamenti assunti. E anche alcuni giornalisti l'hanno attaccata in passato, prendendo le distanze dal suo modo di fare. In queste ultime ore a prendere la parola ci ha pensato Costantino della Gherardesca, il quale ha postato alcune storie sul popolare social network Instagram, dove ha sostenuto non poco Barbarella. Ha letto in particolare alcune parti del suo libro, nel quale sono presenti queste frasi destinate alla donna: abbi pietà dei giornalisti. Quelli che durante le tue trasmissioni si sfogano su Twitter e ti additano come immorale e diseducativa. Al massimo avrai tenuto compagnia a qualche signora che scartava un cioccolatino sul divano. Continua dopo la foto. Della Gherardesca ha quindi aggiunto che i programmi di Carmelita non fanno assolutamente male a nessuno ed ha aggiunto, hanno fatto molti più danni quei giornalisti che si vantano di parlare di cose più serie, ma che sono infinitamente più sensazionalistici e attenti allo share di lei. I vari video dell'uomo non sono piaciuti per nulla al noto giornalista Giuseppe Candela, il quale ha deciso di fare un tweet su Twitter ironizzando sulle affermazioni di Costantino. Continua dopo la foto. Candela ha quindi scritto: Costantino lancia appello a Barbara D'Urso. Traduco, il gettone è alto, chiamami ancora che ho il mutuo. Allo stato attuale non si sono registrati ulteriori commenti da parte del conduttore ed opinionista televisivo. Non è però da escludere che possa replicare nelle prossime ore a questo attacco subito dal collega giornalista, che dunque ha indirettamente fatto intuire che a Della Gherardesca convenga difenderla per ottenere l'invito alle sue trasmissioni. Continua dopo la foto, Barbara D'Urso è stata criticata anche alcuni giorni fa per una foto ritenuta ritoccata. E in effetti, il volto della D'Urso è irriconoscibile e come notato diversi utenti, convinti che abbia esagerato coi filtri, non sembra neanche lei. Stesso discorso per uno scatto precedente, quello in primo piano in cui il suo volto così limpido e luminoso è per molti alquanto sospetto.